Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a guardare insieme tutte le ultime creazioni che ho realizzato in Fimo nell'ultimo mese e anche nei 2 mesi scorsi. Bene, cominciamo, bando alle ciance. La prima cosa che volevo farvi vedere è questo cameo che, per chi mi segue su Instagram o su Telegram, metterò qui sulla sinistra. Instagram e Telegram, potete seguirmi anche qui, avrà sicuramente già visto nelle story. Ho realizzato questo cameo, aspettate che zoomo, con uno stampo di Gia Creation. Ho messo delle pigmentazioni, vedete, sul bianco perlato, e quindi praticamente ha fatto questo effetto neve sul cameo. E dato che fuori in questi giorni c'è la neve, ho pensato fuori di prepararlo e nei prossimi giorni creare una fata della neve. Per questa fatina ho realizzato delle ali. Se mi seguite sempre su Instagram, io avevo a Natale fatto delle ali, dopo vi faccio vedere l'altra fata, e avevo realizzato le ali utilizzando non il Fimo Liquid ma utilizzando lo Sculpey, questo qua liquido, però la versione clear, cioè il trasparente. In pratica qui c'è scritto che più è alta la temperatura di questo, ovviamente stando nelle temperature consigliate che c'è scritto qui nelle istruzioni, e qua mi sembra che segni 163 gradi massimo, e più è calda la temperatura del forno, più la vostra creazione risulterà infine trasparente. Quindi praticamente, a differenza del Fimo Liquid, questa qua ha una resa completamente trasparente o quasi del tutto, un po' come la resina UV. Allora, che cosa ho deciso di fare? Ho preso della Angelina Film e l'ho inserita all'interno dello Sculpey liquido trasparente, e questo è il risultato. In pratica le ali, vedete, sono innanzitutto stragommose e davvero comode, esattamente com'è il Fimo Liquid, che è super morbido e non si rompe, e in più, se vedete, ha delle sfumature che sono una cosa stupenda, perché appunto, essendo trasparente, si vedono le sfumature dell'angelina che ho messo all'interno. Vedete, io spero che si vedano, però già così si riescono a vedere. In più, cosa ho fatto? Quando sono andata a cuocerlo in cottura, non li ho cotto sulla carta da forno, ma l'ho cotto sopra la stagnola dalla parte lucida, in maniera tale che la resa del Fimo, scusatemi, dello Sculpey Liquid, sia rimasta lucida da entrambe le parti. Vedete, in questa maniera è lucida da entrambe le parti. Se usate la carta invece resta opaca. Ma andiamo avanti. Allora, partiamo da quella che ho creato a Natale. Allora, ho creato questa fatina con una base sempre di Gia Creation, molto natalizia, infatti appunto a Natale aveva nevicato qui da me, e ho creato, vedete, ho fatto anche l'effetto neve sopra il cameo. Il cameo è realizzato sempre con un'angelina e vedete dietro fa un effetto che è una meraviglia. Ve la zoom un pochettino, guardate l'effetto che fa. Sul vestito ho messo dei pigmenti, guardate i giochi di luce che fanno, guardate. E le ali, come vi dicevo, il primo esperimento che avevo fatto a dicembre, vedete, avevo messo all'interno dell'Angelina Film e avevo usato il clear. La differenza dalle ali che vi ho mostrato poco fa è che non sapevo ancora che usando la carta da forno, vedete, da un lato diventava opaca e dall'altro restava lucido. Appunto, come vi ho spiegato, se usate invece la stagnola resta lucida sempre. Comunque i capelli hanno anche delle sfumature, e sempre usati coi pigmenti. Guardate quanto è carina, mi piace davvero tanto. Le ali, come sempre, sono morbide, flessibili, e questa era la fatina delle nevi, bella, mi piace un sacco, spero che piaccia anche a voi. Poi andiamo avanti. Allora, recentemente ho realizzato questa fatina. Questo no, è un cameo che ho comprato su AliExpress, lo potete trovare su AliExpress. Se vi interessa casomai il link, basta chiedermelo, ve lo passo sotto nei commenti. Io ho realizzato questa fatina, dietro vedete ho messo delle perle e soprattutto ho impreziosito il cameo con della resina UV, del colorante in polvere, e poi sono andata a mettere delle
non saprei esattamente come chiamarli, sono come dei flakes, solo che hanno questa forma particolare. Vediamo se li ho da qualche... Eccoli qua, sono questi qui praticamente, ecco, vedete, questi qua. E li ho messi praticamente dietro, vedete, all'interno del cameo, e danno un effetto stupendo, secondo me, perché vanno a dare luce. E poi ho realizzato questa fatina sopra questo cameo. Questa volta le ali sono realizzate con un'altra tecnica. Praticamente ho usato semplicemente il fimo traslucente e dei pigmenti. Come potete ben vedere, le ali sono anche in questo caso assolutissimamente morbide, non si spezzano, potete piegarle. Stessa cosa per il vestito, sempre perché appunto ho usato il traslucente. E il vestito, guardate le luci che fa con i pigmenti meravigliosi, stupendi. Questo pigmento è lo stesso che ho sulle unghie, tra l'altro, non ho resistito, l'ho messo anche sulle unghie. Poi vediamo la prossima fatina. Oh, che carina! Allora, ho fatto questa fatina, è un cameo di Gia Creation. Dietro ho usato il cameo, l'ho fatto di un colore molto scuro, ero partita dal nero, ok? E poi sono andata ad applicare sopra delle pigmentazioni, pigmenti soliti, mirror, cromo, marmade, insomma, adesso non mi ricordo esattamente quale. E vedete che il risultato è stupendo, perché quando io vado a muoverlo, guardate la luce che fa il cameo dietro. Dopodiché ho applicato la fata, ho realizzato le ali uguali all'altra fata, soltanto che ho voluto cambiare la forma e le ho come posso spiegare, le ho rese un po' più sottili, ho fatto delle lavorazioni per migliorare le ali, secondo me sono ancora più belle queste qua. E come potete ben vedere hanno delle sfumature stupende le ali, anche queste sono super morbide, realizzate con il fimo translucent, e guardate le sfumature anche del vestito e dei capelli, e io spero che anche questa vi piaccia tantissimo. Poi vediamo, ho realizzato, oddio che carina, ho realizzato questa Serenity. Praticamente vedete questo cameo tutto color oro, e l'ho appoggiata sopra a un cameo con dietro, purtroppo ormai è coperto tutto, ma dietro si intravede, era completamente lucido, veramente super luccicoso. E ho fatto con il fimo translucent anche queste ali, queste non si piegano ovviamente perché sono tutte, come posso spiegare, ecco, la punta si piega qui, non può piegarsi perché è appoggiata al cameo, e sono, guardate le sfumature sul rosa e il viola, anche queste ali, e niente, secondo me è molto carina, è veramente piccola questa Serenity, perché guardate, questo è il mio dito, la sua testa è più piccola delle mie unghie, vedete? E mi piace davvero tanto, perché è davvero elegante, secondo me. Guardate, queste sono le mie mani e questa è la creazione, mi piace davvero tantissimo. Poi andiamo avanti, sempre a tema Sailor Moon, ho realizzato questo cameo da un cameo di Gia Creation. Vedete qui i capelli che sono proprio morbidissimi, non succede nulla se io li piego. E cosa ho fatto? Ho messo sulla base del cameo dell'Angelina, vedete, sul colore arancione rosa, e dei glitter, in modo che dietro venga, dietro diciamo sulla base venisse un effetto specchio. Poi ho inglobato Sailor Cibimoon all'interno dello specchio, guardate le luci che fa quando vado a muoverlo, e questa è praticamente una scenetta appunto di Sailor Moon che si appoggia e tocca con la mano, vedete la mano di Sailor Cibimoon che è rinchiusa all'interno dello specchio, è bellissimo. E questa è, per chi ha visto appunto la serie, quella dello specchio dei sogni, quando Kibyusa viene chiusa all'interno di uno specchio, mi piace tanto. Poi ho realizzato questa Sailor Moon che dorme sopra a una creazione in resina realizzata sempre con uno stampo di Gia Creation. Ho inserito dei glitter, la creazione è trasparente, e dietro c'è dell'Angelina, e anche qui stupenda secondo me l'effetto, guardate, stralucido, bellissimo come ogni cameo di... come ogni creazione di Gia, e guardate quanto è carina, è piccolissima la Sailor Moon, guardate nella mia mano, anche la creazione in sé non è esageratamente grande, e mi piace tantissimo. Poi vediamo un po', allora, ho realizzato proprio all'inizio di dicembre la mia Elsa,
su questo cameo. E questo è un cameo che ho comprato, mi sembra, di AliExpress. Ho usato la tecnica dei cristalli che ha spiegato Angenia Creation. Vedete, quindi, che sono i cristalli fatti in fimo e, con appunto i glitter, i flakes, scusatemi, che vanno a dare colpi di luce. E unica cosa, un tocco personale che io aggiungo sui cristalli, appunto, che appunto non fa parte del tutorial di Angenia, è che io vado a lucidarli con la resina. E quindi la lucentezza, diciamo, dei cristalli, guardate, è qualcosa di spettacolare. Comunque, questa Elsa l'ho realizzata, vedete, con i cristalli intorno, su un cameo dalla base, guardate, lucidissima, bianca, guardate le luci che fa quando lo muovo. E poi ho realizzato con il fimo liquid, vedete, questo che dovrebbe essere, ve lo mostro di lato, il ghiaccio che esce dalle sue mani, infatti parte dalla sua mano e appunto non è indistruttibile perché è morbidissimo e gira intorno al vestito che anch'esso, vedete, è super lucido. E niente, mi piace anche questo, mi piace davvero tanto. Poi ho realizzato questa sirena su un cameo sempre di AliExpress, con lo specchio dietro d'acqua con l'Angelina Film e la resina UV, e questa volta ho voluto giocare tutto di pigmenti, vedete, è tutta piena di pigmentazioni e la sua pinna è qualcosa di spettacolo, è sempre il colore che piace tanto a me. E poi ho aggiunto anche delle note di oro, secondo me, per poter dare luce, vedete, alla pinna. E niente, spero che questa vi piaccia anche lei, con i capelli neri. Poi ho realizzato questa, che è la mia preferita in assoluto, con un cameo di Gia Creation. Ho voluto realizzare un piccolo stagnetto e questa volta ho realizzato, vedete, la pinna e tutta la colorazione della sirenetta sul lilla, rosa e viola. Guardate quanto è carina, è piccolissima anche questa. Vedete, c'è lo stagno dietro, quindi qui è tutta acqua realizzata con la resina ed è racchiusa da, vedete, le rocce, i ciottoli di i sassi, diciamo, intorno. Lei è inglobata nell'acqua, praticamente inglobata nella resina UV. Anche qui abbiamo le pinne che non si spezzano, purtroppo non si possono piegare perché, vedete, metà della pinna è attaccata alla creazione, però io spero tanto che vi piaccia. Questa è in assoluto la mia preferita. Poi ho realizzato l'ultima creazione, no, ce n'è ancora una. Poi ho realizzato questa sirena, che è l'ultima che ho realizzato, su un cameo molto piccolo. Infatti, se vedete, è molto più piccola rispetto all'altra, vedete? E quindi è stato più difficile lavorarla perché è molto più piccola. E ho preso un cameo dalla colorazione, vedete, bianco opale, piena di glitter, stralucida. E ci ho appoggiato sopra questa sirena e mi piace tantissimo. Guardate quanto è bella. Qua le note sono molto trasparenti, vedete, con sopra del pigmento. Ho messo un gioiello alla base della coda e niente, mi piace tanto anche la colorazione. Guardate quanto è piccola rispetto alle mie unghie. Adesso ve la zoom un pochettino, ma ragazze, mi piace tanto questo risultato, è tanto tanto carina. Ok, e l'ultima cosa che vado a mostrarvi è questa Serenity che ho realizzato su questo cameo con i cristalli. Quindi questa Serenity, Neo Queen Serenity, con tanto di corona sulla testa, appoggiata su questi cristalli, con i capelli morbidissimi anche questi, vedete. Scusatemi, il vestito è stralucido, vedete, pieno di glitter. E niente, anche questa mi piace moltissimo come creazione. Ve la zoom un attimino, non è neanche tanto grande perché il cameo è piccolo. Guardate quanto sono lucidi i cristalli con la tecnica della resina sopra. E niente, io spero, anche il cameo, guardate, è molto lucido, spero che vi piaccia tantissimo come piace a me. Bene, per oggi è tutto, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che le mie creazioni vi siano piaciute. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, spolliciate all'insù e noi ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!